Di tutti i modi che abbiamo di cercare lavoro, perché continuiamo a sbatterci la testa pensando che inviare un curriculum sia l'unica soluzione praticabile? È davvero utile usare un curriculum nella ricerca del lavoro? In questo video cerchiamo di capire perché quando inviamo una candidatura molto spesso non riceviamo alcuna risposta, un messaggio, un'email, una chiamata, un feedback minimo, ma soprattutto cerchiamo di capire se è davvero indispensabile usare un curriculum quando cerchiamo lavoro. In questo video ti voglio lasciare una soluzione pratica che potresti adottare subito e una più funzionale, più profonda. Certo, la mia parola non è legge, io mi attengo semplicemente alla mia esperienza e a quella di colleghe e colleghi. Io sono Andrea Giaquinta, mi occupo di risorse umane, sono laureato in psicologia del lavoro e su questo canale parlo esattamente di questi temi. Se ti interessano, non aspettare a iscriverti. E se hai qualche suggerimento o vuoi che tratti qualche tema in particolare, scrivimelo qui sotto nei commenti. Mi rendo conto che sia una difficoltà grande quella di trovare lavoro oggi, a volte considerata addirittura un'impresa, perché molto spesso le ragioni di questo risiedono più delle volte nel nostro curriculum. Cioè, consideriamo anche le circostanze esterne, la crisi, il lavoro che manca, il paese allo sbaraglio, ma è una parte limitata del problema. Perché non troviamo lavoro? Non è soltanto una responsabilità delle circostanze, appunto. E per esperienza, se stai vedendo questo video, saprai benissimo che il sistema invio il curriculum e trovo lavoro non funziona neanche a fare il cammino di Santiago in ginocchio. Tralasciamo tutte le responsabilità circostanziali del caso. Recruiter, agenzie, aziende, enti, così come anche mondo del lavoro, economia, eccetera. Tra tutte queste ragioni, vediamo anche qual è la nostra parte di responsabilità nella ricerca del lavoro. Perché non trovo lavoro? Una delle prime motivazioni che ci possono venire in mente è sicuramente quella di aver impiegato uno strumento inadeguato, come ad esempio un curriculum poco efficace, mal costruito. Ma ci sono delle ragioni che vanno oltre questa semplice spiegazione. Ad esempio, quando è stata l'ultima volta che hai usato una cover letter, la lettera di presentazione o che dir si voglia di accompagnamento? Sai di che cosa si tratta? Ho fatto un video apposito che ti lascio comunque qui. E questa è una delle motivazioni. C'è anche un'altra ragione. Ad esempio, cosa ricerca quell'azienda, quel datore di lavoro? Quali sono i suoi valori? Coincidono con i tuoi? C'è questa possibilità che abbia considerato tu che quel lavoro non sia giusto per te? Per il tipo di persona che sei? Onestamente, può anche darsi che tu non sia la persona adatta per quel lavoro. Quindi non dobbiamo dimenticare mai che non possiamo fare assolutamente affidamento né su un sistema standardizzato, quello che ci dice invia il curriculum per trovare lavoro, né tantomeno su uno strumento standardizzato, quello appunto del curriculum Europass, ad esempio, di largo impiego. Anche se ci sembrano condizioni necessarie e indispensabili alla ricerca del lavoro, non si rivelano assolutamente quelle più garanti, non sono quelle affidabili, almeno non per tutti. A questo punto è lecita una domanda. Serve davvero il curriculum nella ricerca del lavoro? Andiamo per ordine, perché la risposta a questa domanda non è così netta come sembra. Prendiamola da un'altra prospettiva, ovvero, quando abbiamo davanti una vaschetta di patatine fritte, la prima cosa a cui pensiamo è metterci su una salsa, spesso il ketchup. Non è valida per tutti. È una regola diffusa, ma assolutamente dipende dai gusti. La ricerca del lavoro dipende dai gusti? No, non sto dicendo questo. Però utilizziamo tutti la stessa regola, ovvero per trovare lavoro invio il curriculum. La prima cosa a cui pensiamo quando dobbiamo cercare lavoro è avere un curriculum e poterlo spedire. In altre parole, se pensiamo di cercare lavoro, non possiamo fare a meno di pensare di inviare un curriculum. Ed è questa la prima difficoltà, il primo ostacolo che ci troviamo ad affrontare, perché dipende dal nostro mindset, dipende da come noi sentiamo la ricerca del lavoro. E purtroppo questa mentalità ci è stata trasmessa. Mi spiego. La cultura del lavoro ruota fortemente attorno a questo strumento, il curriculum vitae, senza il quale addirittura sembra impossibile pensare di cercare lavoro, come se fosse uno strumento e un elemento indispensabile, almeno quanto mettere il ketchup sulle patatine fritte. Hai una vaschetta di patatine e non metti le salse? Dai! Come anche cerchi lavoro e non hai un curriculum?
ridicolo. Cioè, è questo il pensiero comune. Ed è proprio questa la mentalità che dobbiamo andare a scardinare, quantomeno in noi stessi. Perché c'è un errore di fondo, ovvero non è tanto lo strumento di per sé a dover essere criticato o elogiato, non è lo strumento che ci fa trovare lavoro, ma è come noi ci poniamo rispetto al lavoro, è la nostra mentalità rispetto alla ricerca del lavoro. Quindi ciò che deve essere cambiato è come noi cerchiamo lavoro, perché dipende da due fattori: chi siamo e cosa cerchiamo. In questo video ti voglio lasciare una soluzione pratica che potresti adottare subito e una più funzionale, più profonda, un'intuizione. Partiamo dalla prima, la soluzione pratica, ovvero personalizza. Personalizza il tuo curriculum, personalizza la tua lettera di presentazione, personalizza il tuo modo di presentarti. Non è scontato, richiede anche questo tempo, dedizione e studio, ma fa la differenza. Come anche appunto gli strumenti che tu impieghi. È inutile adottare uno strumento standardizzato come il curriculum Europass, parliamoci chiaro. Però serve la tua mano. Serve che tu ci metti te stessa, te stesso. In secondo luogo, quello che ti voglio lasciare intuire è la soluzione più funzionale, quella che richiede molto più impegno e che quindi porta frutti nel lungo termine, ovvero personal brand. In sostanza, per farla breve, il personal branding è che cosa dicono le persone quando tu esci dalla stanza. È il tuo marchio, è la tua garanzia, è chi sei e gli altri lo sanno. Quindi fare personal branding è un'attività che comporta molto studio, ma che nel lungo termine ti fa ottenere risultati migliori. Se da una parte abbiamo la soluzione pratica e più sbrigativa, quella della personalizzazione, dall'altra, appunto, c'è anche quella più lenta, ma che è più efficace, appunto, il branding. Quindi, per rispondere alla domanda iniziale, il curriculum sì, serve, ma non è indispensabile come sembra, come ci hanno trasmesso, e soprattutto bisogna saperlo anche utilizzare in modo efficace, accompagnandolo ad un'adeguata immagine di se stessi. Appunto, quello che dicevamo prima, non la fotografia o l'immagine che vogliamo lasciare sui social, bensì il personal brand. Non è facile. La ricerca del lavoro è un vero e proprio lavoro, perché comporta determinazione, tenacia, costanza, tempo, anche studio. I risultati non sono neanche nel breve termine, spesso, e ci vuole anche pazienza. Però non è un'impresa impossibile, tanti ci sono riusciti. Quindi perché non dovresti riuscirci neanche tu? Vuoi capire meglio come fare? Io mi occupo esattamente di questo. Voglio aiutarti a rendere il tuo personal brand efficace e ad accompagnarlo ai giusti strumenti, che siano essi un curriculum, un video curriculum, una lettera di presentazione efficace, anche il tuo modo di presentarti. Tutto può essere adattato a chi sei e a ciò che desideri. Non esitare a contattarmi. E con queste parole per il momento ti saluto. Per qualsiasi domanda scrivimi qui sotto nei commenti, lascia un like se ti è piaciuto il video e iscriviti al canale se ti interessano argomenti di ricerca del lavoro, psicologia del lavoro, risorse umane. Io intanto ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!